Scherzo Sì, Polo anche in che... mezzo. Grazie Presidente. Ma nel 2000, anzi no, nel 1992 addirittura, alla corsa delle presidenziali, Bill Clinton aveva messo nella sua agenda dell'amministrazione statunitense al primo posto le autostrade digitali. Dopo gli Stati Uniti sono arrivati Cina, Corea, India, Australia, che hanno investito ingenti somme di privati e del pubblico per l'infrastrutturazione. Qui sono passati 20 anni e siamo esattamente ancora come eravamo nel 1992, o poco ci manca, in quanto siamo ancora alle prese con il monopolista Telecom, siamo ancora alle prese col fatidico doppino di rame. Non è certamente il cavo che porta con sé la modernizzazione o è elemento di moltiplicazione dell'economia, ma è ciò che consegue l'utilizzo del cavo, della rete in fibra, a creare una organizzazione diversa dell'economia, a sviluppare delle opportunità che poi diventano anche opportunità di crescita. Basti pensare che nel G8 a Parigi sono stati valutati ogni 2 posti di lavoro resi obsoleti da parte del digitale, nuovi 5 posti di lavoro acquisiti. Quindi un moltiplicatore anche di occasioni di occupazione. E noi in questo panorama a che punto siamo? Noi siamo in un punto disperato dal punto di vista della rete fissa. Mentre l'effetto del monopolista ha creato importanti opportunità anche grazie alle liberalizzazioni fatte per quanto riguarda il mobile, dove noi eccelliamo, e dove riusciamo a creare una finestra su internet, dove abbiamo degli indici che sono ben al di sopra di quelli europei. Per quanto riguarda la rete fissa, siamo ancora al palo. E allora vediamo cosa significa poi in termini concreti, perché se noi negli ultimi 4 anni abbiamo 300.000 utenti e quel numero non cambia, c'è qualcosa che non funziona. Non funziona nelle politiche del governo, non funziona nelle politiche industriali. E mentre qua dormiamo, altrove investono. Basti pensare in Gran Bretagna col Digital Divide, loro hanno, Digital Britain, hanno investito al punto da avere il 7,2% del prodotto interno lordo per quanto riguarda l'industria da internet e avere quindi una quota ben più importante di quella riservata alla sanità. Per avere un termine di paragone, noi siamo fermi al 2,6%. Oppure in Germania, dove stimano una crescita europea di oltre 1 milione di posti di lavoro, in Francia, dove hanno messo sul piatto qualcosa come 4,5 miliardi. Insomma, ed è evidente che il punto fondamentale è la circolazione dei contenuti, delle transazioni, delle forme di comunicazione che contribuiscono a sviluppare l'ecosistema digitale, quindi a creare occasioni per la crescita, il recupero per quanto ci riguarda di competitività e la crescita conseguente, la competitività anche a livello internazionale, oltre che la produttività, la qualificazione della occupazione conseguente. Ogni 10 punti di penetrazione della banda larga equivalgono a un risparmio stimato, e questo è un calcolo fatto dalla Banca Mondiale, di 40 miliardi di euro. Quindi non staremo qua a parlare di tagli alle finanziarie, non staremo qua a fare quello che voi avete fatto in modo pessimo con i tagli a cui ci avete abituati, ma staremo parlando di crescita e di sviluppo. E allora vediamo come è possibile attuare questo sviluppo. Beh, prima di tutto noi abbiamo un problema che si chiama Telecom Italia. Da questo non possiamo uscire. Cioè, c'è un incumbent che è proprietario della rete, la utilizza e impedisce l'accesso ad altri, non c'è autorità che tenga, fa
fa lobbying la sa fare bene, ognuno sa fare i propri interessi, loro sanno fare i loro, però purtroppo qui noi, Parlamento italiano, non riusciamo invece a fare gli interessi di quelli che ci hanno eletto. Noi non siamo in grado e non siamo stati in grado, io per primo che ho fatto parte di molti governi in passato, quindi ho governato 8 anni sugli ultimi 16, 17 quelli che sono, ho le mie responsabilità. C'è un dato di fatto che è incontrovertibile. Questi hanno fatto cartello e stanno bloccando lo sviluppo e la crescita del nostro paese. Noi stiamo facendo dei ragionamenti che negli Stati Uniti facevano nel 1992. E questa è una vergogna. È un ritardo abissale che noi ci portiamo dietro in termini di crescita e in termini di sviluppo. Dopodiché, certo, abbiamo creato un'economia, quella delle smartphone, 4G, abbiamo visto come ha funzionato, quanto è andata bene la banda. Io mi ricordo, ne parlavo con Tremonti, che si aspettava ben altri ricavi, molto minori di quelli che sono arrivati. Caspita, è logico che se c'è un'attesa, se c'è una richiesta di servizi che poi vengono alimentati, il mercato si crea, si sviluppa, e quello è stato il nostro mercato, la nostra fortuna, laddove era bloccata la rete fissa si è sviluppata quella mobile. E qui interviene un altro ragionamento che noi facciamo e che vogliamo che il governo affronti, non faccia lo struzzo, non si nasconda sotto la sabbia. Qui si tratta di affrontare un problema che è alle porte, ovvero sappiamo benissimo che a Ginevra il World Radio Communication Conference di quest'anno deciderà di mettere a disposizione della broadband altre frequenze, stiamo parlando dei canali dai 50 a 60. Quindi voi cosa volete fare? Qual è la vostra idea? Perché sottosegretario, lei mi ha appena dichiarato di non essere favorevole a un passaggio fondamentale della nostra mozione, quello tra i più innovativi, in cui si parlava di neutralità della rete, si tornava a quel concetto che è nella legge Gasparri, che fino a prova contraria voi non avete ancora abrogato, in cui l'operatore di rete fa l'operatore di rete e mette a disposizione le risorse per chiunque vuole fornire contenuti. Questo è quello che in Italia non viene fatto, perché c'è Telecom da una parte, perché ci sono altri operatori nel sistema radio televisivo nazionale duopolista che lo impediscono. E allora quali sono le nostre proposte? Beh, ovviamente la neutralità in linea con le direttive europee. Non possiamo a fasi alterne richiamarci all'Europa, laddove invece qui finalmente può essere un'occasione di sviluppo. E poi voi, scusate, state parlando di liberalizzazioni. Ci state menando il torrone con le liberalizzazioni, passando dai tassisti alle farmacie. Quando poi c'è una sola, unica liberalizzazione che si può fare di una risorsa, che è una risorsa pubblica, ovvero l'etere, ovvero di conseguenza anche quello che sarà la concessione dello Stato per quanto riguarda le reti di comunicazione, e voi neanche l'affrontate. E voi ancora una volta cedete alle lobby, cedete alle lusinghe di chi conta, non credo in termini elettorali, ma conterà probabilmente in termini di moral suasion laddove conta, dove c'è il vostro mandante. E allora, il punto è, al Paese non serve la finta rete in rame da 2 megabit, al Paese serve la banda larga, la banda ultralarga. Altrove stanno ragionando in termini di 100 megabit. Vabbè, altrove non hanno il governo più vecchio della storia della Repubblica Italiana e anche più vecchio del continente, perché voi sapete, avete l'età media di 63 anni. Io stavo spulciando tra i vari primi ministri europei, e soprattutto ho collegato l'età media di chi li governa rispetto poi allo sviluppo del digitale. Guarda caso in Danimarca, che hanno un premier turning di 44 anni, un ministro dell'economia di 27, guarda caso hanno la maggiore penetrazione e diffusione della banda larga. Sarà un caso, sarà assolutamente un caso, ma forse governa anche chi sta capendo l'importanza strategica del tutto. Chiudo, Presidente, c'ha ragione, chiudo
E dico, prima di tutto ha sbagliato registro dando un parere negativo su una richiesta, e su questo guardi saremo spietati, sulla richiesta di una rete neutrale, economica, aperta a tutti. Ma dove cavolo vivete? Oh, siamo nel terzo millennio. Onorevole Caparini, ha terminato il tempo. La prego di concludere adesso con parole più consone. No, Presidente, dove vivete? Scusi, ma dove vive lei? Io ho usato un termine corretto. Sto parlando direttamente... Mi riferivo all'ortaggio. Non si permetta di interrompermi. Non si permetta di interrompermi. Le tolgo la parola, onorevole Caparini. Bene. Onorevole Velo. Signor Presidente, colleghi, oggi l'Aula ha discusso ampiamente, lo aveva già fatto...